questa giornata vuole rappresentare per noi il coronamento di sforzi che sono iniziati ben 2 anni fa, che consistenti nel portare avanti un corso di perfezionamento post laurea in flebolimfologia, con il patrocinio dell'Università di Palermo e con il patrocinio della Società Italiana di Flebologia. Non a caso al Policlinico Universitario di Palermo è stata istituita un'unità operativa semplice di flebolimfologia che ha il compito, e oserei dire anche l'obbligo, di occuparsi di patologie un tempo definite la Cenerentola dell'angiologia. E non per questo, sicuramente non patologie da trascurare o da mettere sotto gamba, come dico io. Gran parte dei nostri, dei colleghi, degli angiologi, dei chirurghi vascolari, si è dedicata giustamente a patologie arteriose, soprattutto per l'impatto, e anche per la clinica spesso esplosiva e estremamente grave dei pazienti arteriopatici. Trascurando, relegando sicuramente in uno spazio più ristretto i problemi venosi o i problemi addirittura linfatici. Ma ricordiamoci che i problemi sia venosi che linfatici sono dei problemi molto comuni, sono molto presenti nelle nostre famiglie e spesso, come dico io, tenuti sotto gamba, perché per un fatto di consuetudine ci si pensa che la malattia venosa è una malattia che viene trasmessa dai nostri genitori, dai nostri parenti e che ce la dobbiamo tenere così come tale. La malattia venosa purtroppo non è una malattia da trascurare, è subdola, è frequente e nello stesso tempo dà dei disturbi che spesso possono essere invalidanti. Mi riferisco alle sindrome post-flebitiche, mi riferisco alle varici che si complicano con le flebiti, con le emorragie, quindi le varicorragie, oppure con le trombosi che possono complicarsi con un'embolia polmonare, quindi anche qui una malattia mortale. L'obbligo di focalizzare questi problemi venosi, di attenzionarli e di portarli sicuramente dare l'importanza e quella dignità fondamentale necessaria per erogare quelle cure che servono a prevenire e ad evitare che possano quindi manifestarsi delle malattie socialmente invalidanti. La flebologia e la linfologia in questi ultimi anni sta godendo di un grande fermento in tutta Italia e soprattutto nel sud Italia. Sono sorti molti centri che si occupano di questa problematica e molti colleghi, soprattutto giovani, soprattutto si stanno avvicinando a questa disciplina. Il nostro desiderio, anzi la nostra ambizione, che poi sposa quella della società scientifica che noi rappresentiamo qua in Sicilia, la SIF, è quella di dare una dignità al flebologo, una dignità specialistica, perché il flebologo non è un angiologo che si occupa di vene o che si occupa di lymphedema, è uno specialista nel vero senso della parola, capace di interpretare, individuare i segni e i sintomi, fare una corretta diagnosi e intervenire con una corretta terapia, scegliendo tra un'opzione praticamente di un ventaglio terapeutico, scegliendo quelle più invasive oppure quelle meno invasive, tutto per un fine solo, quello di non creare degli invalidi. Bene, questo momento è stato gratificante soprattutto per il lavoro portato avanti in questi anni e per quanto riguarda l'affermazione di una disciplina che è la flebolinfologia, a cui teniamo tanto come Società Italiana di Flebologia, soprattutto Regione Sicilia, che sta cercando di far affermare appunto tramite anche la commissione all'Ordine dei Medici di Palermo, istituita già 2 anni fa. E che valuterà il curriculum dei colleghi che vorranno essere iscritti all'elenco dei flebologi. È importante il risultato raggiunto, soprattutto per quanto riguarda appunto il riconoscimento di questa disciplina. Oggi abbiamo anche conferito i diplomi al primo corso di perfezionamento universitario in flebolinfologia a 13 discenti. E questo, grazie anche all'impegno di altri colleghi, soprattutto della SIF Sicilia, in particolar modo dell'unità di flebolinfologia del Policlinico di Palermo, nella persona anche del direttore, il dottore Mario Bellisi.
Abbiamo avuto un interesse anche da parte di altri colleghi di altre regioni d'Italia a questo primo corso di flebologia, tant'è che ben 4 colleghi sono di altre regioni e sono venuti a frequentare questo corso proprio perché, ripeto, negli ultimi anni la flebolinfologia e la flebologia in particolare ha assunto particolare rilievo e c'è un interesse anche europeo per quanto riguarda questa figura. Dal gennaio 2022 l'unità operativa di flebolinfologia del Policlinico Universitario di Palermo ha ottenuto il riconoscimento di centro di riferimento regionale per le malattie rare, per il linfedema in particolare. E ciò grazie alla mole di utenza rappresentata da pazienti con linfedema che afferisce all'unità operativa, pazienti che sappiamo tutti essere fragili, essere pazienti con grandi difficoltà sociali e che necessitano sicuramente di uno sforzo pluridisciplinare per cercare di dare un po' di benessere e un recupero alla società di pazienti che sono sicuramente degli emarginati, in quanto non fino ad oggi, ma non è una realtà solo della Sicilia, mi riferisco anche a molte regioni italiane, purtroppo non ricevono una risposta che meritano. Grazie al fatto che abbiamo messo in atto delle nuove metodiche di trattamento, mi riferisco alla medicina rigenerativa che viene applicata nei pazienti con linfedema primario, siamo stati sicuramente contattati da pazienti da altre regioni che con il servizio sanitario regionale possono perfettamente prenotare una visita nel nostro ambulatorio e ricevere un'assistenza a 360 gradi. Bene, abbiamo avuto in questo incontro l'onore di avere il rettore dell'Università di Palermo, questo ci ha gratificato molto, abbiamo consegnato questi diplomi a questi giovani, a questi neo flebolinfologi e grazie a questo titolo loro potranno accedere all'elenco istituito presso la Commissione dell'Ordine dei Medici Palermo e coloro che sono di, per esempio di Messina potranno iscriversi all'elenco dei flebologi dell'Ordine dei Medici Messina, perché Messina è stato il secondo ordine in Italia dopo Palermo a istituire la commissione di flebologia e attualmente è in corso di approvazione il regolamento che è stato approvato già all'Ordine dei Medici di Palermo e anche Messina si appresta ad approvarlo e quindi a far partire anche lì l'iscrizione per questi flebologi. Sì, per me questa è una giornata importantissima perché va a delineare quindi il mio percorso formativo. E la mia passione per la flebolinfologia è nata da subito dopo la laurea, quando ho incontrato il mio mentore, il professore Bellisi, appunto nel tirocinio post laurea, e da lì mi sono innamorata di questo mondo, soprattutto della linfologia. E quindi cerco di aggiornarmi e tenermi al passo appunto con tutte le strategie terapeutiche e innovative soprattutto che effettuiamo appunto nella nostra unità operativa di flebolinfologia. Invito tutti i miei colleghi, ragazzi e giovani appunto a perseguire un percorso formativo del genere.